Con Xbox Series X la strategia di Microsoft sarà incentrata sul giocatore, non sull'hardware. A dirlo è stato Phil Spencer in persona in un'intervista rilasciata alla BBC, in cui ha avuto modo di parlare di come la casa di Redmond sta gestendo il lancio della sua nuova console in piena pandemia da coronavirus. Spencer ha iniziato illustrando con grandissima lucidità lo scenario globale in cui avverrà il lancio di Xbox Series X, dicendo che stiamo entrando in un periodo di grande incertezza economica e che la cosa su cui Microsoft si sta concentrando maggiormente è lo scenario macroeconomico. Ha poi continuato dicendo che i videogiochi non sono un bene di prima necessità, soprattutto in un momento storico come questo, in cui stiamo assistendo tutti i giorni all'impatto che i licenziamenti e fallimenti economici stanno avendo sulle persone. Quindi l'intento di Microsoft è quello di preparare un lancio della sua nuova console che sia in sintonia con la situazione economica attuale, cercando di proporre un prezzo quanto più competitivo possibile e lasciando anche la possibilità di scelta agli acquirenti. Successivamente Spencer ha delineato con poche incisive parole l'intera filosofia assunta in questi anni dalla divisione Xbox, e in questo caso desideriamo riproporvi le sue esatte parole. Abbiamo l'abbonamento Xbox All Access che consente di acquistare una console pagando la rate mensili. E se questo per voi non è il momento giusto per acquistare una nuova console e volete rimanere con la console che possedete, noi continueremo a supportarla. La nostra strategia è incentrata sul giocatore, non sull'hardware. Se quest'anno una famiglia non vuole prendere la decisione di acquistare una nuova Xbox, va bene. La nostra strategia non gira intorno a quante Xbox venderemo quest'anno. Quindi Spencer ha ribadito per l'ennesima volta che Xbox oramai significa soprattutto servizi, e ha elencato tutti quelli introdotti negli ultimi anni, partendo da Xbox Game Pass, che consente di avere una vasta libreria di giochi sempre a disposizione per un abbonamento mensile, passando per la retrocompatibilità, che ha ampliato moltissimo l'offerta di Xbox su tutte le console, per arrivare infine allo Smart Delivery, un servizio che sarà introdotto con Xbox Series X e che, stando a Spencer, consentirà ai giocatori di portarsi dietro i propri giochi nel passaggio da una generazione di console all'altra. Non ci resta quindi che attendere e vedere come queste sagge parole di Spencer si tradurranno nella realtà dei fatti. Ovviamente le basi per un'ottima Next Generation firmata Microsoft ci sono tutte. Prima di salutarvi vi ricordiamo anche che con l'iniziativa 2020 Microsoft ha promesso di rivelare novità sulla sua nuova console ogni mese. Aspettiamo quindi le news del mese di giugno, che non dovrebbero tardare ad arrivare, e anche l'evento di luglio, di cui si era vociferato un rinvio, smentito poi dallo stesso Greenberg. Ovviamente se non volete perdervi neanche una notizia su Xbox Series X e PlayStation 5, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. L'appuntamento è al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.